faccio vedere, e all'interno siamo riusciti ad andare a inserire la batteria da 200, l'inverter da 2 kW, lo stacca batterie con il fusibile di portata, tutto il bus bar del più, il bus bar del meno e lo shunt chiaramente che è rimasto vicino alla batteria. Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale. E ragazzi, con un mezzo veramente, intanto scusate i capelli, stanno come possono oggi, veramente con un mezzo fotonico, è un bellissimo Gulliver Papillon, un monoscocca cortissimo, parliamo di un qualcosa di 5,40 m in monoblocco in vetroresina dall'azienda Gulliver, quindi qui siamo di fronte veramente, io penso, a una delle eccellenze più esagerate quando si parla di mezzi fatti su misura. Qui ragazzi abbiamo fatto un sacco di modifiche, mi fa piacere farvele vedere, ma ce n'è una su tutta che è del proprietario. Allora, è una crisi che non condivido, però abbiamo un tendalino da questa parte. Fermi tutti. E un tendalino su questa, perché dice, io a seconda di dove c'è il sole apro uno dei due tendalini. Io dentro me mi sento il parcheggio al mezzo, era brutto, però si vede che al suo senso di esistere. Ragazzi, ci troviamo di fronte a un mezzo compattissimo, veramente molto bello, è un 2.8 JTD, quindi comunque un motore molto affidabile, vecchia scuola, non si rompe, facile da sistemare e soprattutto ragazzi è veramente molto molto affidabile. Passo lungo, vedete? Quindi ho comunque un ottimo sterzo e un molto molto comodo sia da guidare che da poter portare a spasso e soprattutto anche da parcheggiare. Guardate la pulizia che ha questo veicolo, considerando che la parte posteriore è una slitta che viene fuori ed è di fatto in cerniera il portamoto, quindi altra cosa veramente da non sottovalutare. Mezzo veramente molto bello, molto piacevole e molto molto compatto. Andiamo a bordo, saliamo a bordo, andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto. Prima di tutto abbiamo inserito un impianto con singola batteria da 200 ampere al litio, sempre di S-Tech, all'interno del veicolo con un inverter 2000-4000 per avere maggiore autonomia. DC to DC da 30, perché chiaramente ci troviamo di fronte a un alternatore un pochino più piccolino del solito. Gli avremmo tirato il collo mettendogli 60, non aveva senso, usiamo il 30. E abbiamo splittato i pannelli, quindi originariamente c'era il 120 watt sagomato della Moscatelli che è sopra il l'oblò centrale, ne siamo riusciti a raggiungere uno, perché ragazzi lo spazio sul tetto, considerato che c'è anche il Viesa, è veramente pochissimo. Un altro pannello quadrato, sempre da circa 110 watt, in modo da farli lavorare in serie e creare comunque un impiantino intorno ai 230-240 watt, che sono una buona base di partenza per cominciare a ragionare su un minimo di autonomia. Saliamo a bordo che andiamo a vedere, perché una delle cose più interessanti è stato anche inserire questa zanzariera con le sue clips a calamita. Quindi da qua riusciamo ad aprirci lo scalino e la cosa comoda è che noi semplicemente proprio entriamo nel mezzo senza preoccuparci delle calamite e loro stesse quando ritornano si riagganciano in automatico. Quindi veramente una piccola modifica, adesso io non ci sto, ecco, questo è secondo me è il limite di questo Gulliver. Qui sopra, come vedete ragazzi, abbiamo il letto basculante che scende e abbiamo questa semidinette. In realtà questo assomiglia un pochino agli odierni van, nonostante questo abbia un pochino più di anni. Entrambi i sedili girevoli, quindi ho questo bellissimo divanetto più questa dinette e i due sedili girevoli mi creano una zona living veramente molto interessante. Noi siamo andati ad inserire, guardate, le prese USB da questa parte che sono immediatamente disponibili sia da una parte che dall'altra, perché coincidono quando si abbatta il letto con la zona, diciamo, comodino, quindi entrambe le tastiere del letto possono avere la loro ricarica. Per di più ho il vantaggio di averli disponibili anche con il letto alzato, questa è una cosa secondo me furba. La stessa cosa è stata fatta nella parte, mi pare superiore, no, sotto, non me lo ricordo neanche più, che è stato inserito lì di dietro la stessa presa USB, perché in questo, nonostante è un camper veramente piccolissimo ragazzi, pensate che incorpora anche due letti a castello. Da qua ragazzi abbiamo inserito, sempre su richiesta del cliente, un braccio della TV completamente snodabile, facendo passare bene i cavi che vanno alla loro alimentazione. Perché motivo? Perché lui può riuscire a mettere la TV fino qua davanti e, se riuscite a vedere, coincide esattamente con la parte del letto, quindi io riesco a vedermi la televisione sia se sono seduto in dinette che sia che se sono a letto, quindi un'altra cosa molto comoda. Vi faccio vedere ragazzi il discorso dell'impianto che siamo riusciti a inserirlo, vi appoggio un attimo,
siamo riusciti a inserirlo nella parte della panca, quindi è sufficiente alzare la panca con il suo click, ora ve lo faccio vedere, e all'interno siamo riusciti ad andare a inserire la batteria da 200, l'inverter da 2 kW, lo stacca batterie con il fusibile di portata, tutto il bus bar del più, il bus bar del meno e lo shunt chiaramente che è rimasto vicino alla batteria. Quindi questa cosa ci dà la possibilità di avere un vano tecnico immediatamente disponibile all'interno del veicolo. Il battery monitor, come da richiesta del cliente, è stato inserito in questa zona in modo che sia immediatamente disponibile e visibile. Perché? Perché qua c'è tutta la centralina. Per ultimo, ragazzi, all'interno dell'armadio è stato sostituito in questo momento il regolatore di carica che gestisce in serie i due pannelli a disposizione, con lo sgancio dei pannelli se ho bisogno di operare, stacco i pannelli dal regolatore, e il suo modulo Bluetooth per avere tutte le informazioni disponibili sempre anche a livello dell'app. Quindi l'obiettivo era creare un veicolo, come lo vedete in questo momento, compattissimo, ragazzi, veramente una cosa compatta e fatto bene. Ci troviamo di fronte, ragazzi, al monoscocco, al Gulliver. Io penso che chiunque sappia due minuti di cosa stiamo parlando, siamo di fronte a un veicolo eterno. Cioè, questo è il classico camper un po' per la vita, passami il termine. Cioè, meccanicamente il 28 JTD è immortale. Una cellula che è spessa, veramente spessa, e fatta veramente molto bene. Ragazzi, è stato veramente un piacere lavorarci qui sopra, ma soprattutto perché i proprietari sono due viaggiatori di quelli seriamente incalliti, con qualche anno sulla spalla e anche tanta esperienza. E la cosa buona è ci siamo andati gradualmente, questo è il secondo intervento, perché il primo avevano bisogno loro di capire effettivamente le loro necessità e i loro consumi. Infatti hanno fatto un girettino veloce in Spagna, se non vado errato, sono stati via quasi 2 mesi, capendo quali erano le esigenze che potevano avere e i consumi che potevano avere. Da lì siamo partiti, abbiamo calcolato l'impianto e realizzato quello che avete visto. È stato veramente bello. Ora vi volevo solo portare sul tetto per farvi capire, cioè, dove abbiamo dovuto incastrare il pannello solare, perché è stato qualcosa di veramente impegnativo. Arrivo. Un'altra piccola modifica, ragazzi, prima di salire sul tetto, è stata secondo me molto furba, cioè l'inserimento di una retrocamera dashcam con il fatto, in questo caso la modifica è stata inserirla al posto dello specchietto retrovisore, e vedete che da spenta effettua comunque la sua funzione di specchietto retrovisore per guardare il bagno, però diciamo che funziona. È stato inserito sotto interruttore perché motivo? Perché l'automazione lui me la fa, posso attivarla quando voglio, e ha due funzionalità molto simpatiche. Alla partenza parte subito nella retrocamera posteriore e dopo un attimo parte in automatico, guardate, la registrazione. Questa è una cosa comoda. La cosa buona è che posso splittarlo andando a vedere la retrocamera anteriore oppure entrambe, quindi io splittandolo vedo la retrocamera anteriore e la retrocamera posteriore. Questa cosa diciamo che è molto comoda, la cosa che ci aveva richiesto anche il proprietario, soprattutto il vantaggio dell'alimentazione a sé, stand alone, perché di fatto io posso attivarla anche, sono fermo in parcheggio, l'accendo, vedo immediatamente cosa è successo dietro, posso registrare, e soprattutto magari mi trovo in un punto particolare, ho dei dubbi, io registro anche con la dashcam quello che sta succedendo, bene, male, che vuoi, io comunque una registrazione di quello che è successo nella zona guida ce l'ho. Bene, andiamo sul tetto. Saliamo, ragazzi, sul tetto di questo bellissimo Gulliver Papillon. Vedete che abbiamo inserito questo pannello solare da circa 110 watt e là davanti, come potete vedere, c'è il Moscatelli 120 che fa il giro intorno all'oblò. Ragazzi, è l'unico spazio disponibile. Questo è un po', se vuoi, la sfiga di questo mezzo, nel senso che vedete la curva del tetto porta via un pochino di spazio, soprattutto essendoci già a disposizione sopra il Viesa. Ragazzi, il tetto a disposizione era questo, siamo riusciti a sfruttarlo al meglio. Circa 240 watt di ricarica ci danno comunque una buona autonomia in libera. Sarebbe stato più bello arrivare vicino ai 400, ma in questo caso, come vi ho fatto vedere, è veramente, in questo caso, impossibile. Cioè, ve lo dico io che riusciamo a mettere i pannelli solari ovunque, credetemi, è veramente complicato. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo piccolo video tour, soprattutto perché parliamo di un camper veramente, per me, leggendario. Cioè, quando riesci a vedere un Gulliver da vicino, è un mezzo spettacolare, veramente spettacolare, fatto bene e fatto per durare nel tempo, ma veramente tanti anni. Rob Robusti, il buon made in Italy. Ragazzi, alla prossima.